magari anche cercando di velocizzare fuori un po' per dare spazio a tutti quelli che sono i programmi e anche al dibattito. Professor Francesco Petrecchi, che è docente dell'Università di Cagliari. Prego. Buonasera, ben trovati. Devo dire che quando quest'estate l'amico Averato Nadio, che io conosco da tantissimi anni, mi disse: vieni a raccontarci qualcosa del lupo a posto buon consiglio, perché terremo un convegno in cui incontreremo anche gli allevatori, le persone della zona, incontreremo chi ha subito dei danni a questi animali. Io ho detto: beh sì, va bene, certo, veniamo, venga a parlare del lupo volentieri. Mi disse: tu devi raccontare come è fatto il lupo e qual è la sua vita, perché i problemi sono tanti, ma mantieniti nella tua posizione di scienziato, zoologo, di persona che studia questa materia e in qualche modo quindi si è informato, conosce un po' questa realtà. E io sono, questa sera sono ancora più emozionato, diciamo, vedendo una sala così piena di persone che portano un interesse diretto, attivo, personale in questa faccenda, che è una faccenda che vi unisce agli altri, diciamo 58 milioni di italiani, perché il lupo è una realtà di 18 regioni su 20. Solo due regioni italiane non hanno i lupi. Vi vengono in mente quali possono essere? Sardegna e Sicilia. La Sicilia ce l'aveva fino alla fine dell'Ottocento, poi, anzi di due primi del Novecento, poi è stato estinto e non è potuto passare al di là dello stretto di Messina dalla Calabria. Tutte le altre regioni italiane hanno animali e ne hanno tanti. Pensate che la Abruzzo ha una popolazione che viene stimata in 500 cani, 500 esemplari di lupo. Ero una settimana fa da questo pastore di pecore che sta a Passo Corvi in Abruzzo, nel cuore proprio della provincia dell'Aquila, tiene il suo gregge di animali a quasi 2000 metri di quota, una lunga strada carreccia porta a questo stazio, e lui vive con i suoi animali che stanno al pasto durante il giorno in mezzo a questi prati di alta montagna. La sera mette dentro questi recinti fatti almeno peggio, fatti con le reti dei vecchi, perché spesso si utilizza tutto quello che cambia per fare anche una recinzione, e mette degli animali, e con un branco di almeno 15 cani, quindi cani di tutti i colori, di tutte le razze, di tutte le dimensioni, che latravano, abbagliavano, correvano, scodinzolavano, magari erano anche un po' minacciosi nei confronti di chi veniva a visitare. E lui mi disse: eh sì, certi lupi la settimana scorsa mi hanno fatto fuori 5 pecore. Come 5 pecore? Come è possibile? Con 15 cani, come fa a perdere 5 pecore? Questi non sono cani, non sono più cani di una volta. Perché praticamente questo gruppo di tre lupi si era diviso così: uno aveva preso i 15 cani e si era portato in cima a un'altra montagna, facendo correre dietro proprio a piedi fiato, gli altri due hanno preso le pecore. Quindi una strategia d'attacco esattamente collaudata, precisa, perché il lupo è un grande predatore. Adesso ci crea problemi, ci crea danni, però è un animale che ha una sua strategia. Una strategia di attacco che si basa sul fatto: minor fatica possibile, massimo rendimento, minor rischio possibile. Il lupo teme l'uomo, è il suo nemico acerrimo, da sempre. Dalla Siberia al Canada per l'uomo. Quindi cercherà di fare di tutto per non incontrarlo, cercherà di prendere il bestiame quando l'uomo non è presente, quando non può accorrere. L'unico meccanismo sul quale si può agire per ridurre l'impatto dei lupi sul bestiame è rendere difficile, rischioso, ostico il bestiame ai lupi, in modo che questi animali o se vanno o trovano qualche altra cosa da mangiare. Ma ci arriverò fra poco a queste conclusioni. Allora, il lupo sta in tutta l'Europa, o quasi, o almeno c'era. In Spagna 3.000 esemplari, distribuiti soprattutto nelle zone centrali, anche nel nord della Spagna, in Cantabria, un pochettino anche nel mio. E poi c'è un grande vuoto nell'Europa centrale: Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Gran Bretagna, tutte queste nazioni hanno perso il lupo nel corso più o meno del XVIII secolo, tra 1700 e 1800, anche prima del 1900. Poi ricomincia, ascolta un po' la parola, perché ci aiuta a capire un po' anche di quello di cui stiamo parlando. Poi ricomincia a est, soprattutto nei Balcani,
un pochino anche in Scandinavia, e poi diventa il lupo continuo praticamente dalla Russia fino alla costa del Pacifico. L'Italia nel 1978 aveva 100 lupi, 100 lupi che erano diffusi in Abruzzo, nelle Marche, in Sila, in Calabria, in Basilicata. Questi lupi erano in via di estinzione. Il ministro dell'agricoltura di allora, Giovanni Marcora, una delle persone più belle che abbiamo avuto per i nostri politici, emanò un decreto per la protezione del lupo, divieto assoluto di abbattimento. L'animale era rarissimo, per cui era normale fare un decreto del genere in quegli anni. Il lupo per molti anni non si è visto e non si è sentito, ma piano piano stava cominciando a recuperare il terreno del lupo. Lo recuperava attraverso tre fenomeni: spopolamento della montagna, gli uomini se ne andavano dalle montagne, aumento delle prede selvatiche, cinghiale, cervo, capriolo, diminuzione della persecuzione diretta soprattutto nei parchi nazionali e nelle aree protette, che andavano moltiplicandosi. La legge quadro dei parchi nazionali ha decuplicato la superficie protetta in Italia nel giro di pochi anni, e così piano piano ha cominciato una lenta marcia verso il nord. I Monti Sibillini, l'Appennino Tosco Emiliano, la Liguria, è passato sotto i viadotti dell'autostrada del Genova a Spezia, Alpi occidentali, Alpi marittimi, provincia di Cuneo, pian pianino sempre più tentando di chiudere quello che era il suo antico regno. Il suo antico regno comprendeva le Alpi, da cui era stato cacciato circa due secoli fa. Alcuni se ne sono andati in Francia, alcuni sono andati in Svizzera. Due lupi abruzzesi sono finiti nei Pirenei. Hanno analizzato il DNA, questi lupi erano lupi che provenivano dalla provincia dell'Aquila. Pensate che camminata. Un lupo percorre 80 km ogni notte per venire qui dall'Abruzzo. Quanti giorni piegherebbe? 20. Se camminasse velocemente senza soste, in 20 giorni sarebbe qui. I lupi si spostano moltissimo, si spostano soprattutto i maschi giovani. I maschi giovani, usciti dal branco, hanno bisogno di farsi un proprio branco. Devono allontanarsi da quello che è comandato dal padre, perché il padre è l'unico che può accoppiarsi con la femmina del gruppo. E quindi i maschi giovani devono andarsi. Girano, 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 e se incontrano una femmina giovane che in quel periodo non ha compagno, mettono su casa. E quello che è successo con i Lessini. Un maschio giovane ha trovato una femmina senza compagno. Ed è nato così il nucleo di un gruppo di lupi. Il gruppo di lupi è composto da due adulti e dai giovani degli anni. Questi lupi hanno una struttura, hanno delle regole, hanno una gerarchia, riconoscono il capo, riconoscono gli altri, e vivono. Che dice? Professore, cerchiamo di capire quali sono i suoi punti deboli, perché non volevo fare nessun intervento a favore o contro nessuno, ma è abbastanza inevitabile che anche una persona di scienza poi dica la sua su un tema così attuale. Allora, i miei presupposti, e credo che siano anche abbastanza evidenti dalla mia attività, tra l'altro anche di comunicazione, che voi sapete faccio in televisione e tutto, io amo l'Italia e le persone che hanno fatto l'Italia così, come il vostro territorio, perché la Lessinia è un territorio splendido ed è stato fatto da voi è stato mantenuto. Io ero 10 giorni fa, ero nelle Alpi d'Aosta, uguali problemi, anche lì si stanno affacciando i lupi, sempre la vita, non si chiamano male, che mi sembra un altro nome, non l'ho detto, ma insomma più o meno l'attività è la stessa. E quindi parto da questo presupposto. Il secondo è che le soluzioni che sembrano più facili sono le più complicate, ve lo dico chiaro e tondo. Sento parlare di rimozione, prendiamo i lupi e li portiamo da un'altra parte. Guardate che i lupi non sono bestiame che uno va là col camion, lo prende, lo mette dentro e lo porta via.
Catturare un lupo a uno specialista che fa questo lavoro e che lo ha studiato per anni richiede mesi e mesi e mesi di fatica, tantissimi insuccessi, non è detto che ci riesca. Quindi partire dal presupposto che 11 lupi si fa così e domani li portate via, non voglio essere pessimista, ma non è facile. Fosse così semplice, allora uno effettivamente prende questi 11 lupi, li porta da un'altra parte, li rimanda magari in Slovenia e stiamo a posto. Però cerchiamo di trovare soluzioni pratiche, concrete, per fattive. La soluzione che vi indico e che credo che deriva appunto da questa conoscenza del lupo è esattamente questa. Queste analisi sono insediate qua, non è detto che ci restino spontaneamente, semplicemente perché questa zona rappresenta una cosiddetta zona marginale, nel senso che questi animali qui stanno alla periferia della loro zona di diffusione, non hanno un rifornimento di esemplari tale per mantenere questa presenza, è probabile che fra qualche tempo se ne andranno anche da soli, neanche si vedranno più o comunque andranno molto a diminuire. Nel frattempo rendiamo complicato a questi lupi accedere al vostro bestiame, complicato con tutti i sistemi intelligenti che non facciano male agli animali, possono essere impiegati. Sono tanti sistemi, voi sapete che i nostri cani pastori abruzzesi, quelli al velo bianco, li comprano ogni anno a centinaia gli allevatori degli Stati Uniti d'America e del Canada, perché sono i migliori cani da difesa delle mammine, li vengono a comprare in Italia, perché loro hanno coyote e lupi e orsi di due specie, quindi gli animali hanno parecchi da tenere a bada, hanno anche il puma e anche la lince, e vengono a prendere da noi questi cani. I recinti non dobbiamo mettere le vacche nel recinto e tenere i lupi fuori, ma è ovvio che se la sera in molte situazioni rischiose questi animali in qualche modo possono essere un po' più tutelati e mantenuti, meglio è. Diciamo che rendere difficile al lupo avvicinarsi al bestiame, fare in modo che questo animale vada a indirizzarsi sulle sue prede naturali. Ci sono i cinghiali creano grossi problemi non solo a chi coltiva la terra ma anche a chi alleva il bestiame, perché distruggono i pascoli come nessun altro animale. Il lupo è il principale controllore della popolazione di cinghiali negli ambienti italiani. Quindi vediamo anche la possibilità che possa aiutare a contenere quella che è una vera minaccia per l'ambiente di queste zone. E poi io sono qui con voi anche fino alla fine del dibattito questa sera, ho cercato di essere anche più stringato nella mia esposizione perché ho piacere di scambiare le parole con voi e sentire i vostri commenti. E quindi buona prosecuzione. Queste cose sarebbe tutto meglio saperlo, poi andare avanti. Da tutto questo Calderola, proporre la pianificazione urbanistica aleatoria della regione e quindi poi anche ha ovviamente una conoscenza diretta di queste dinamiche. Prego. Io lavoro per la Regione Veneto alla sezione caccia e pesca e sono responsabile tecnico del progetto Wolf Alps, che spero di avere la possibilità nel più breve tempo possibile adesso di illustrarvi senza per far capire che cos'è questo progetto, come è nato e che cosa contiene, perché abbiamo sentito diverse cose ma sicuramente non c'è una magari un'informazione, non c'è stata, questo probabilmente anche colpa nostra, sui contenuti di questo progetto e che cosa sono in generale questi progetti. Per farlo parto, mi aggancio a quello che ha detto appunto il professore poco fa con questa poche slide. Il ritorno ai grandi carnivori delle Alpi è un fenomeno generale che interessa l'intero arco alpino e che ha origini naturali, appunto come è stato già detto e non voglio ripetermi,
La montagna si è comunque nell'ultimo secolo spopolata tantissimo rispetto a quello che era nell'Ottocento, il bosco ha riconquistato in gran parte quelli che un tempo erano prati pascoli gestiti, e con l'avanzare del bosco sono ricomparsi e sono esplosi veramente gli ungulati selvatici, che sono le prede naturali dei grandi carnivori che da sempre hanno popolato le Alpi, come gli Appennini, come le montagne di tutta l'Europa. Quindi si parla di ritorno anche qui in Lessinia fino all'Ottocento, così come in tutte le montagne del Veneto. Ci sono, poi sono spariti per vari motivi, magari in una zona prima e in un'altra zona dopo, sono rimasti sempre per quanto riguarda l'Italia nell'Appennino, ma questi sono animali che sono sempre stati presenti, e quindi l'uomo che abita le montagne, queste montagne da così tanto tempo, per la gran parte della sua storia ha convissuto con questi animali. È solo negli ultimi 100 anni che non c'è più questo contatto, e che quindi in qualche modo adesso queste generazioni, quella a cui appartengo io, appartengono tutti, la vivono come una, diciamo, una presenza aliena, non aliena, ma insomma una presenza sconosciuta e quindi nemico. Per quanto riguarda il Veneto si trova in una posizione abbastanza strategica, e lo vedremo in una successiva slide, perché ci troviamo diciamo al centro tra delle fonti di queste popolazioni selvatiche, sia orsi che lupi, che sono molto ben popolate, molto solide, che sono quelle dei Monti Balcani, dei Carpazi. E dall'altro lato abbiamo a ovest, per quanto riguarda il lupo, il lupo appenninico, che come vedremo dopo ha negli ultimi 20 anni ricolonizzato stabilmente le Alpi occidentali. Per quanto riguarda l'orso abbiamo la provincia di Trento, che ospita appunto questa popolazione. E quindi già dal 2007, parliamo insomma di tempi moderni, siamo un po' una terra di passaggio, lo siamo stati fino al 2011, in particolare per gli orsi, e dal 2012 anche per il lupo. Qual è la grossa differenza però tra l'orso e il lupo, ed è diciamo uno dei motivi per cui qui in Lessinia adesso il problema è così grosso? Che mentre l'orso, per quanto riguarda l'orso, gli animali che si spostano sono essenzialmente dai luoghi dove nascono, sono i maschi, e questi maschi vanno in giro per alcuni anni e nella maggior parte dei casi rientrano quando diventano poi sessualmente maturi, quindi cercano di accoppiarsi, ritornano nel posto dove sono nati e per cercare le femmine, perché sanno che lì ci sono le femmine. Femmine che si spostano molto molto più lentamente rispetto ai maschi, e per quanto riguarda la popolazione sia trentina dall'altra che slovena e croata dal lato est, finora non c'è stato nessuno spostamento di femmine, quindi le presenze che viviamo adesso qui vedete con le stelline gialle, gli orsi che quest'anno, il numero di orsi minimo, perché sono quelli che abbiamo individuato geneticamente, che abbiamo, o evidenze che abbiamo qui in Veneto, sono tutti maschi che staranno qui magari un anno, magari una stagione, poi si spostano ancora. Il lupo invece è ben diverso, ed è appunto, l'ho spiegato prima il professore, dai branchi di lupi, dove il branco è costituito da una coppia stabile, un maschio e una femmina a cosiddetti altri dominanti, sono gli unici che si riproducono. Quindi il branco, che è l'unità, è composto di anno in anno sempre da questi due animali, anche che uno muore e non è sostituito, e dai loro figli. I loro figli, che magari rimangono nel branco l'anno successivo, arrivano i nuovi cuccioli, ma poi a un certo punto se ne vanno, vengono addirittura cacciati dai loro stessi genitori. E in maniera uguale sia i maschi che le femmine. Quindi diciamo la dispersione con gli spostamenti che spiegava prima il professore,
fa sì che le possibilità di incontro tra un maschio di espressione e una femmina di espressione siano molto più alte, e questi due animali, dove si incontrano, lì si stabilizzano e si fermano, non torneranno più indietro, è quello che è successo in Vessinia. Quindi, diciamo, se noi come Veneto, come gestori della fauna in Veneto, eravamo abituati dal 2007 sia ad avere gli orsi, però un anno era sul Baldo, poi si spostava in Asiago, faceva magari anche delle predazioni sul sistema domestico, però si spostava, poi si spostava nel Bellunese, poi spariva perché era tornato in un'altra, nella sua area di origine. Il lupo è arrivato e si è fermato, e per il momento è fermo qui. Poi quello che magari mi preme dire, io premetto che non sono un'esperta di lupi, io sono veterinario, faccio il tecnico faunistico, lavoro in un ufficio, mi occupo purtroppo per la maggior parte di burocrazia, perché questo è il nostro lavoro, non sono un esperto, non ho fatto ricerca sul lupo, cioè, però sto imparando alcune cose da persone che sono più esperte di me e con le quali ci confrontiamo proprio per capire le dinamiche. Queste persone mi hanno spiegato che il nucleo, cioè l'unità di misura del lupo, è il branco, che può essere composto un anno, come è stato qui nel primo anno, di 12 di 2 individui. L'anno dopo ha fatto 2 cuccioli, quindi erano in 4, quest'anno ne ha fatti 7. Non sappiamo neanche esattamente se i 2 cuccioli dell'anno scorso sono ancora qui o sono già andati via, perché non lo possiamo sapere. Può essere che l'anno prossimo, e comunque non ci sarà mai più di un branco in questo territorio, perché un branco ha bisogno di un territorio molto vasto, superiore ai 100 km quadrati, quindi il territorio della Lessinia, quindi c'è questo branco, ci sarà solo un branco, questi animali non aumenteranno all'infinito come succede per i triungulati, per gli eccessi. Mi premeva di dire questa cosa che, ripeto, ho imparato. Queste dinamiche ci condizionano anche, noi appunto come regione ci occupiamo della gestione e principalmente dei danni e della prevenzione, ci condizionano anche nella gestione di questi, diciamo, dei problemi che questi animali creano. Allora, la regione Veneto fin dal 2006, quindi diciamo in tempi non sospetti, perché avete visto che il primo orso, dopo il famoso progetto Life Ursus, scusate, mi sono dimenticata di dire una cosa importante sulla slide prima. Ecco, per quanto riguarda gli orsi, le stelline che vedete, ecco, perché si parla, no, del progetto Life Ursus, perché sono stati portati questi orsi in Trentino. Di questi 4 orsi, per esempio, che quest'anno sono presenti in Veneto, 2 sono effettivamente provenienti dalla popolazione trentina, quindi diciamo sono frutti di questa operazione. Altri 2, quindi il 50%, sono orsi che si sono mossi spontaneamente dalla Slovenia, da sole, che sono arrivati fino a noi, probabilmente torneranno in Slovenia, forse andranno ancora avanti e incontreranno la popolazione trentina, però il flusso è continuo sia da una parte che dall'altra. E la stessa cosa è successa per il lupo. C'è stato un flusso da occidente, da femmina che è arrivata dalla popolazione occidentale, e c'è stato un maschio che invece è partito dalla Slovenia e si sono incontrati un po' il punto di maschio. Dicevo che ci condiziona per la gestione. Fin dal 2006 la regione, in previsione, perché questo è un fenomeno che non si può ignorare e non si può prevedere, nessuno li ha voluti come noi li abbiamo non voluti. È un dato di fatto, è un fenomeno naturale che si sta svolgendo sul territorio e noi siamo chiamati a gestirlo con le leggi che sono vigenti e che, come è stato detto prima, per queste specie che sono particolarmente protette, derivano principalmente dall'alto. La regione non può normare in materia di queste specie, perché sono materia di esclusiva competenza dello Stato, che a sua volta deve recepire delle direttive comunitarie che hanno stabilito che queste sono specie particolarmente protette. Proprio in virtù di questa cosa, quindi non si può fare il controllo come facciamo per scimmiare, ha fin dal 2006 previsto
che questi, i danni causati da queste specie meritano un trattamento di riguardo, perché sia per il, diciamo, anche dal punto di vista appunto traumatico della, dell'aggressione e della predazione, ma anche perché appunto è la cosa che possiamo fare, non possiamo farne altro, non possiamo sottoporli ai piani di controllo. Quindi fin dal 2006 abbiamo stanziato, diciamo accantonato da quel fondo di cui diceva prima l'assessore, una quota a parte apposta per i danni da grandi carnivori. E mi preme sottolineare che fin dal primo anno abbiamo parlato di tutti i grandi carnivori, anche se non sapevamo ancora quale sarebbe arrivato per prima, l'orso, il lupo, l'alice, perché hanno lo stesso comportamento. E per questi danni è previsto l'indennizzo integrale, quindi il 100%. Sull'immediatezza io so benissimo quali sono i problemi e diciamo li vivo, nel senso che io sono poi il parafulmine che riceve le giustissime lamentele di chi dice: ma come, mi avete detto che mi indennizzate immediatamente? Io sono sei mesi che ho avuto il danno e non ho ancora visto niente. Purtroppo la regione è un ente complesso, non sono io direttamente che faccio salvo, ma posso semplicemente mandare loro, e questo è un problema che stiamo comunque cercando di risolvere proprio per velocizzare ancora di più il procedimento. Però faccio presente che i danni ordinari da fauna, e non va bene neanche quello assolutamente, quelli addirittura vengono pagati con due anni in ritardo, perché dobbiamo aspettare di avere il dato di tutti i danni dell'anno, ma mi astengo. Quindi comunque dal 2007 che abbiamo cominciato ad avere danni da orso e quindi cercato di ottimizzare le risorse che avevamo sempre di più. Inoltre dal 2013 è stato creato un nuovo fondo regionale con una legge apposta, perché quello si può fare la regione, stanziare dei fondi in più, e l'ha fatto con una legge del 2013 proprio per i danni all'interno delle aree protette, e noi qui in Vessini attingiamo proprio da quel fondo lì per pagare i danni, però non sono chiaramente delle risorse infinite. E la prevenzione, e qui appunto mi soffermo, poi parlo veramente del progetto. Mentre con l'orso si è adottato proprio per il fatto che una volta sono qua, una volta di là, un sistema di dare queste recinzioni incomodate, quindi i recinti sono, diciamo, giravano per la regione, con il lupo questo non è più possibile, oltre al fatto che appunto a seconda del tipo di allevamento che c'è prevalente nella zona dove si fermano questi animali, ci sono magari delle esigenze particolari e, come mi insegnate voi, i recinti non funzionano, allora bisogna trovare delle soluzioni nuove. È qui che interviene il progetto, e veramente ci premo a dirlo. Questo progetto è, allora, intanto LIFE che cos'è? Uno strumento finanziario, sono dei soldi stanziati dalla Comunità Europea. Ed è la Comunità Europea che fissa delle priorità su cui quindi chi vuole aderire a questi progetti costruisce le linee di spesa e le azioni. Una delle grandi priorità in questo momento della Comunità Europea è proprio il problema creato dal ritorno dei grandi carnivori sulle montagne di tutta Europa, perché non solo sulle Alpi, ma in particolare sulle Alpi, e la coesistenza con le attività antropiche. Allora dice la Comunità Europea: io ho stabilito che questi animali devono essere protetti, non possono essere spostati, non possono essere abbattuti, però vi do gli strumenti finanziari, i soldi, per creare, per cercare di gestire questi animali e di creare la coesistenza e la convivenza con le attività antropiche che sono presenti nei posti dove questi animali arrivano. Questo è lo strumento LIFE, che quindi è poi un progetto che è stato elaborato assieme alle altre regioni, assieme alle altre realtà, per cercare di utilizzare questi soldi che mette a disposizione la Comunità Europea per tamponare i disagi, i problemi, le carenze conoscitive che ci sono nelle aree dove il lupo sta arrivando, è appena arrivato, e dove non è più conosciuto, perché non ci ricordiamo più di che cosa si tratta. Questo quindi è il logo del progetto. Questa è una cartina che illustra un po' quello che ha detto prima. Come vedete,
Queste sono aree, quelle in verde, dove le popolazioni di lupo ormai sono stabili, comprese le Alpi occidentali, poi le vedremo meglio. E questi animali si stanno spostando e cercano dei nuovi territori, quindi è naturale, è successo alla Lessinia, poteva succedere in un'altra area, l'anno scorso è successo in Valle Tramontina la stessa cosa, si sono incontrati una femmina e un maschio e hanno formato anche lì un branco, probabilmente anche il Trentino quest'anno, è un fenomeno inarrestabile. Il branco della Lessinia, come diceva prima il professore, potrà sparire, ma tra due anni ne potranno arrivare un altro, perché questo è un fenomeno inarrestabile. Questo per dire che gli strumenti che vengono messi a disposizione adesso vengono utilizzati non solo nell'area dove è presente il lupo, ma anche in area, ad esempio sulle Dolomiti, dove il lupo non è ancora arrivato, ma magari l'anno prossimo ci arriva, e ci prepariamo a fronteggiarlo e a minimizzare i danni. Questa è la situazione in danni, quindi diciamo le aree del progetto che coprono l'intero Alto Alpino, e il progetto ha l'obiettivo di trasferire le conoscenze, le tecniche gestionali, il confronto, l'esperienza che si è sviluppata negli ultimi 20 anni nelle Alpi occidentali, in particolare in Piemonte, dove appunto i lupi sono già tornati da 20 anni, e 20 anni fa hanno vissuto esattamente quello che sta vivendo adesso la Lessinia, con le stesse problematiche, con gli stessi, con le stesse tensioni, e che non si sono comunque ancora del tutto risolte. Però, per esempio, i danni, dove sono state messe in atto le misure di prevenzione, si calmano, mi raccontavano che ci sono addirittura delle malghe che hanno il branco di lupi esattamente lì e che non hanno un danno in tutta la stagione. Noi non siamo così ottimisti, il nostro obiettivo è quello di portarle ad un livello accettabile, ok? Allora, queste sono le aree del progetto, e poi diciamo mi fermo, quindi ci sono delle core area, diciamo proprio, dove i lupi sono già presenti, in particolare più marittime, queste qua delle aree occidentali, e aree dove il lupo non è ancora presente o è appena arrivato, come per esempio il nostro, in Lessinia. Questi sono i dati del progetto che sono già stati detti, e questi sono gli enti coinvolti sul territorio per il Veneto. In che cosa consiste il progetto? In una serie di azioni per fare le quali vengono utilizzati i soldi, il budget del progetto. Si distinguono in azioni preparatorie, in azioni concrete e in azioni di monitoraggio, e in più tutta la parte di comunicazione, quindi cercare di informare, di dare informazioni sull'andamento dei lupi, dove si spostano, eccetera. Queste azioni, ecco, queste sono le azioni concrete. La cosa che mi preme di dire, proprio per chiudere, è che per quanto riguarda la Regione Veneto, quello su cui ha chiesto di concentrarsi proprio per i problemi che sappiamo esserci sul territorio sono proprio la prevenzione dei danni, e quindi lo studio della vulnerabilità delle diverse aree, in particolare di questo ovviamente perché qui ci vediamo tutti, e di studiare assieme alle persone, quindi quello che è stato detto prima è un progetto che è calato dal lato. Uno degli obiettivi del progetto è proprio quello di creare dei gruppi di discussione che siamo pronti a creare da questo momento in avanti, se noi, se c'è la disponibilità a parlare insieme e a trovare assieme le soluzioni, ascoltando le vostre posizioni. Perfetto. E inoltre anche la coesistenza del gruppo con il mondo venatorio, che comunque è un'altra, diciamo, categoria di portatori di interesse, che magari sono più interessati alle predazioni sul selvatico anziché sul domestico. E anche con questa categoria lavoreremo. Vi ringrazio per la pazienza. Regionale della Lessinia, direttore, lei è stato richiamato in causa prima dell'intervento del sindaco. Come stanno le cose? Come si va avanti? Mi sono stati dati 10 minuti, meno di Sonia.
mi è stato chiesto di parlare di cosa vuol dire andare a lavorare e trovarsi a dover affrontare questa situazione. Lo dico a chi, anche agli allevatori, sono altrettanto partecipi di una situazione. Mi è stato detto che l'importante del mio intervento, se si carica, è di dare la notizia corretta, non la notiziabilità, ovvero l'evento che diventa notizia e che poi può essere utilizzato. Io cerco di parlare di lavoro, perché sono dipendente, del lavoro degli altri che fanno sul territorio e di quello che ci siamo trovati ad affrontare. Dico anche che se veramente si carica il PowerPoint, ci sono delle immagini, perché è più livelli, dovuto che era per me di selezionare i livelli, ho cercato di non escluderne né per una parte che per l'altra, quindi probabilmente invito anche dei genitori che adesso per i bambini, dico che ci sono delle immagini che probabilmente sono più dirette a un pubblico adulto, soltanto che probabilmente non riusciremo neanche a vedere, quindi dico questo intanto. E mi è stato detto di farvi vedere il percorso, come è stato detto, adesso aspettiamo che si carichi, come è stato detto il percorso che ha fatto questo lupo dinamico e che ha fatto radio collaborato con, perché naturalmente la platea poteva non tutta essere a conoscenza della strada che ha fatto questo animale. Naturalmente, ripeto, io vi documento la storia di questo animale, però vi invito, perché è quello anche il mio ruolo, di darvi degli spunti. Ci sono altri animali, pensavo che lo facesse Petretti, che è un divulgatore molto più bravo di me, che col quale non posso nemmeno competere. C'è M15, chiamato Ligabue, non il pittore, che è un altro lupo che ha fatto la sua storia, ha fatto la sua strada, è morto nel 2005 negli Alpi in Piemonte. C'è la storia anche di questo che molti hanno riportato. Io tolgo le cose che sono veramente già state dette e sapendo anche il minutaggio me lo tolgo assolutamente. Nel 2012, come è stato detto, è stata accertata la presenza di 3 individui, un maschio e 2 femmine, di cui ancora 2 presenti. Nel 2013 ad agosto è accertata la riproduzione con 2 cuccioli. Nel 2014 ad agosto è accertata la riproduzione con 7 cuccioli. E poi grazie mi dice sì, tirato in ballo il parto della Messina. Vi dico che la notizia è stata resa dagli uffici attraverso la convergenza di tutti coloro che hanno lavorato per saperlo dire, perché c'era più aspetti dei quali abbiamo voluto preoccuparci. Quando si è saputo della cucciolata che abbiamo dovuto documentare, ci siamo preoccupati di non dirlo prima del ponte di Ferragosto, per evitare che oltre ai dissensi, al risentimento che si percepisce, io lavoro qui da 21 anni, quindi posso permettermi anche di fare un ragionamento su tanti di voi che conosco, si capisce che questa storia ha anche alterato i rapporti tra le persone, non certo per volontà dei singoli, quindi è un confronto di tolleranze questo. Io sono qui a lavorare e vi rendo le informazioni che mi è stato chiesto darvi, ma con me ci sono altre persone che lavorano, seppur poche, magari ci sarà occasione di parlare. Questa era una pubblicazione che è stata fatta nel 2010, in cui si ipotizzava al 2023 una possibile ricolonizzazione, qui vedete, una possibile ricolonizzazione del lupo, chiaramente per la leggibilità, scusate, che può avere. Qui un leggerissimo colore grigio che era più o meno rapportabile alla possibilità della formazione di un branco /4. Vi devo anche dire che è un'immagine, non ha una dimensione cartografica, quindi prendetela com'è. Vi devo anche dire che c'è scritto previsione al 2023, non la uso come esimente né come alibi né da parte mia né di chi lavora sul territorio. Non è colpa nostra se al 2023 siamo in anticipo a doverne parlare 10 anni prima. Questo non vuol dire che il fenomeno non si possa ripetere. Ci sono altri lupi che sono 3 anni che girano, vagano un lupo che è solitario, che si chiama M24, che frequenta la Val di Non, l'Alto Adige. Quindi voglio dire, quello che io vi porto è l'effettiva dispersione di questo
di questo che è il banco dinamico dal quale è partito l'animale maschio. E ha fatto questo chilometraggio. C'è chi, amabilmente, vi dico soltanto l'aspetto probabilmente più aulico della situazione, ha fatto una poesia nella quale si riconosce: senza troppo, senza d'oro, sei arrivato tu da solo, sei arrivato nelle singole dando il fumo. Sì, io vi complimento perché veramente usare la rima baciata e l'assonanza in questo caso, però vi devo dire che l'approccio con chi poi subisce le operazioni è assolutamente più ruvido e non c'è niente di poetico nella questione. Questa è la prima visione del lupo dopo 130 anni da una fototrappola, ma non perché volevamo documentare chissà che, perché noi stessi non sapevamo se quello a cui ci trovavamo di fronte era veramente un lupo, perché si pensava un canide. E ho invito tutti a consultare numerose mail in cui in questo periodo abbiamo mandato a tutti, con il già presidente allora Melotti, abbiamo mandato a tutti immagini per sapere se questo era un cane o se era un lupo, perché non lo sapevamo neanche noi. Verificata che era un lupo, nel contempo il lupo maschio ha fatto tutto questo tragitto, fase 1, fase 2, fase 3, nella quale prima è andato in dispersione, ha fatto numerosi viaggi, lo vediamo qui, nella fase 1 è stato qui a Gevomagato, inizialmente ha continuato la sua dispersione in sud-ovest. Poi si è spostato nella fase 2, in questa ha cambiato direzione, salendo verso la Lessina con numerosi tentativi di movimento in direzione. Alla fine è giunto in alta la Lessina e ha concluso la sua dispersione nel 2013, intanto controllo sempre il tempo. Nel 2012 abbiamo già ricordato in altri incontri che c'è stata la documentazione dell'incontro. Qui è stata la certezza matematica che si potesse parlare di due individui diversi e che si potesse parlare di una coppia. Perché? Perché abbiamo la fototrappola di un animale che radiocollare non ha e quindi presunta femmina largo boaro a 10 giugno 2012 e un fix che viene utilizzato qui, vedete, UTC in realtà era estate, c'era l'ora legale, UTC è il riferimento dell'orario di Greenwich, quindi va rapportato a due ore dopo. Abbiamo confrontato la posizione del fix, che non possiamo edulcorare, con la fototrappola e la registrazione abbiamo pensato che si fossero trovati, conferma data poi dalla genetica, fatta grazie alla collega Calderola, che ha confermato che si trattasse di specie italiana per quanto riguarda la femmina e per specie balcanica per quanto fosse il maschio. Come si fa a rilevare? Le persone che lavorano con me, vabbè, il 3 maggio 2012 abbiamo visto la prima prova visiva, tutto quello che si è affastellato in questo, le televisioni che ne parlano, il Guardian, faccio un discorso sul Guardian, che è un giornale inglese, come tiratura il Guardian, tanto per capire, l'Arena fa 45.000, un attimo, posso finire, il Guardian fa 345.000 copie in tutto il Regno Unito, la Repubblica, che è il primo quotidiano italiano, ne fa 2.800.000, l'Arena ne fa 45.000, questi pubblicano la storia in Inghilterra, nel Regno Unito, di ciò che è successo in Messina, quindi voglio dire, la conoscenza arriva anche a questo aspetto. Questo è un animale, un lupo, che è stato trovato morto, sul quale ci sono ancora delle immagini in corso, 12 maggio 2012, si pensava che la coppia fosse la femmina della coppia, invece la coppia si ritrova nel 27 dicembre, la coppia è ancora presente. La riproduzione di cui vi ho portato notizia prima, la conferma del 2013, il primo branco delle Alpi orientali, ne è stato ovviamente parlato. Questa è una cosa importante invece che vi faccio vedere. Questa, quando si parla di lupi, effettivamente, se fate la domanda quanti lupi ci sono in Italia, non si sa, si misurano in branchi. Questi dati, che sono del WOG, il Wolf Alpine Group, al 2012 35 branchi esistenti, 6 coppie potenzialmente riproduttive, 14 individui solitari. Individui solitari tra i quali c'è anche l'M24, che non è un fucile, ma è la sigla di quel lupo di Valino, viene considerato, viene classificato come lupo solitario, a cui noi abbiamo dato un'accezione sociologica che è veramente diversa, soltanto se identificato geneticamente per 2 anni consecutivi nello stesso territorio. Questi dati sono da aggiornare,
perché a quei 35 branchi nel frattempo la nostra, che era considerata una delle sei coppie potenzialmente riproduttive, è diventata branco, e a quella coppia riproduttiva invece confermata 6 si aggiunge quella della Val Tremontina. Mi è stato detto, chiesto da WWF di dire, di spiegare questa informazione che più ne tengo alle indicazioni. Le predazioni, e dopo di questo iniziano le immagini della realtà. Patrimonio zootecnico Veneto, 2012, maggio-settembre, 5 bovini, 7 pecore, indennizzi richiesti per 5.160 euro. 2013, maggio-settembre, 9 bovini accertati, 3 carcasse non accertate, indennizzi richiesti di 1.200 euro. 2014, complessivamente 15 bovini più 3 bovini soppressi più 7 feriti, 5 asini più un ferito più 3 pecore, a cui vanno aggiunte le predazioni, che non voglio, non ho messo, ma per correttezza nei confronti dell'altra territorialità, cioè le predazioni nella parte del Trentino, sono altre 12 con quella di cui si ricordava, 6 predati e 6 feriti. Queste sono le predazioni su asino, le ho volute mettere perché è giusto che si veda, e quando si parla del corso di formazione, oppure meglio, voglio essere più preciso, delle attività che sono inserite nel progetto. È vero, io mi prendo della dose di responsabilità dicendo che l'amministrazione, un direttore, la cosa che deve fare è proporre delle misure gestionali, quella deve fare un direttore. Allora, secondo le misure gestionali c'è anche insegnare della gente che non sa cosa fare nell'approccio con le persone che hanno subito uno shock del genere, a dover capire se la variazione è attribuibile a canine o attribuibile al lupo, sebbene, ripeto, fino adesso la legge del Veneto risarcisca entrambi. Queste sono le operazioni sul bovino, con le maglie di riferimento. Ho scelto alcune immagini, ho cercato di rendere maggiormente rappresentative degli scenari che allevatori e chi è andato a lavorare ha dovuto accertare. Predazioni su bovino ancora, con quelli che poi purtroppo al centro, ormai erano scalda, nella giornata probabilmente più cruenta, sono stati dovuti fatti abbattere. Come si fa a capire gli accertamenti? Gli accertamenti si capiscono con il trascinamento, con il sangue e con le orme, perché i cani non hanno la forza di presa per poter fare questa cosa, difficilmente lo fanno. Questi sono i primi tre elementi che cerchiamo di utilizzare. E poi, quando dico cosa è servito il corso di formazione, il corso di formazione è servito a della gente che fa gli amministrativi, ripeto, a delle persone che fanno gli amministrativi, di vedere una carcassa del genere, grattarla, misurare come si vede la misura qui dei denti, da 0 a 4,5, per capire l'arcata sopra la distanza degli incisivi e poterla, tra uno degli elementi da verificare, poterla attribuire al lupo, vedere i danni che li abbiamo visti anche fuori negli animali che sono stati messi ai cosiddetti muscoli gravitazionali, perché il lupo arriva, prende la coscia per farli destabilizzare e li accascia lì, e poi quello che dobbiamo fare, perché l'animale che avete visto che va aperto, e per capire la compressione delle mandibole e rinvenire gli ematomi, quindi poter poi documentare la regione che deve fare i risarcimenti, che sia relazione al lupo, fa vedere ciò che succede e cosa avviene all'interno della carcassa. E qui altrettanto gli stessi tipi di accertamenti per far capire che tipo di morso di presa dà il lupo. Questo è il lavoro che da 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, con cadenza quasi giornaliera, ci troviamo a fare. Non ho messo, e ho un minuto, quindi sto nei tempi, non ho messo le mie proposte, perché è bello fare il compitino, non mi basta, dico 3 cose. La regione, l'ente che si è tirato in ballo, il gestore, e gli amministratori. La regione, ci sono stati altri parchi in passato, io lo posso dire, visto che mi hanno mandato a fare il direttore da un'altra parte, che hanno fatto presente alla regione una qualsiasi tipo di emergenza. La regione l'ha riconosciuta e nella ripartizione dei fondi di investimento ha riconosciuto l'emergenza e ha dato più fondi. Io chiedo
lo faccio da direttore, che quest'anno l'emergenza venga richiesta alla Messina e la ripartizione dei soldi venga riconosciuta alla casistica della Messina, perché il lupo c'è solo nel fatto della Messina e non negli altri parchi del Veneto. Per quanto riguarda l'ente gestore, è stato detto giustamente che non abbiamo fatto i concerti perché abbiamo fatto bene a risparmiare i soldi. Bene, non abbiamo un bilancio ancora, per i motivi che prima, diciamo velatamente, il sindaco ricordava. Chiedo che i prossimi amministratori che vengono a provare un bilancio, i soldi di una rassegna che non si è fatta, che comunque Anderloni è andato a svolgere lo stesso, e gli rinnovo la mia gratitudine perché l'ha portato avanti, perché tutto fa bene sul territorio, quei soldi che abbiamo risparmiato li cambiamo dai capitoli e facciamo in modo di trovare la percorribilità con la regione, di fare un bando che ci autorizzi a prendere una ditta che ci aiuti a fare lo smaltimento delle carcasse e delle mattoni che hanno subito la predazione, che non devono anche preoccuparsi di come le devono smaltire. Io penso che una cosa del genere sia cioè, perché, come sapete, ultimo, vi tolgo il disturbo, l'ultima cosa, agli amministratori vi dico, troviamo un garante dell'informazione, un garante condiviso, perché se dico io le cose probabilmente possono essere prese come partigianeria. Troviamo un amministratore che in tempo reale goda della stima di tutti e che rende in tempo reale le notizie in modo che il territorio ci possa credere. Io penso solo questo, che probabilmente tutti quanti possiamo fare meglio di quello che è stato fatto. La cosa che posso fare io è continuare a lavorare e chiedere a tutti gli atleti che hanno lavorato ringraziandoli di continuare a fare così. Grazie. Buonasera a tutti, innanzitutto allora, la mia relazione è in una fase intermedia praticamente. Innanzitutto non tratterò prioritariamente il lupo, forse la fortuna, in modo da creare l'atmosfera per la parte per il ride finale, per la parte finale, e tratterò invece gli ululati selvatici della Messina. Perché questo argomento? Perché logicamente la presenza del lupo è legata anche alla presenza degli ululati. Nel senso che gli ululati, l'abbondanza degli ululati che in questi anni si è assistita in tutta Italia, ma anche in provincia di Verona, ha determinato le condizioni favorevoli perché il lupo potesse arrivare, potesse insediarsi. Certo, qui nel Sinai ha trovato oltre agli ululati selvatici anche i bovini, logicamente, che quindi hanno rappresentato un elemento in più perché questa specie si mantenesse qua e venisse a creare un nucleo, cosa che non sempre scade, perché sapete che molti lupi compaiono in zone ma non necessariamente rimangono in zone. Il lupo, in quanto carnivoro, è un animale quindi che è legato alla fauna selvatica e per quanto riguarda la sua predazione è chiaramente legata alla abbondanza che la fauna selvatica ha sul territorio, per cui la preda che costituisce l'alimento preferenziale del lupo sull'animo è io seguo la pizza di fare di paglia intanto. È costituita logicamente da questi ululati selvatici che in questi anni, soprattutto nelle Messina, hanno avuto un incremento piuttosto significativo. A tal punto che nelle Alpi occidentali e in tutta l'arco apenninico il 90% delle prede di lupo sono costituite da ululati selvatici e qui nasce una preoccupazione in più, se vogliamo, anche da parte dei cacciatori che hanno sempre sin da subito manifestato questa preoccupazione, questo dubbio sulla presenza del lupo. E tuttavia gli studi effettuati in altre regioni, quindi in Italia che hanno dimostrato che la presenza del lupo, pur essendo in continuo incremento, non ha determinato significative fluttuazioni per quanto riguarda la densità di ululati, anzi questi ululati in Piemonte e in Emilia Romagna in questi anni hanno subito un incremento. Tuttavia, posso questo confermarlo, dal punto di vista comportamentale, è stata una segnalazione che è stata fatta anche e confermata anche dal mondo regolatorio, dal punto di vista comportamentale gli ululati logicamente diventano più differenti e tendono a dispersi maggiormente, quindi i censimenti effettuati in questi ultimi anni da parte dei cacciatori hanno dimostrato praticamente nelle zone alte di presenza del lupo una più difficile
difficile capacità contrattazione e accelerazione della presenza di ungulati che però invece si distribuiscono ulteriormente sul territorio. Vediamo un po', gli ungulati della Messina sono molti, la Messina in questi anni ha subito proprio assistito ad una espansione sia delle specie classiche, quindi capriolo e famoso, ma anche di nuove specie. Si è affermata la presenza del daino, da qualche anno è segnalata la presenza abbastanza che c'è fatta del cervo, del cinghiale soprattutto, anche se il cinghiale dall'inizio degli anni 90 che è presente, ma comunque in questi ultimissimi anni anche la Messina alta, quindi anche il comune di Bosco Pinerova ha assistito a questo incremento della presenza del cinghiale, e se volete anche del bufalone come segnalazione occasionale. Quindi vedete un patrimonio faunistico senz'altro favorevole anche sia ad un ambiente logicamente ottimale, a questo punto ottimale, ma anche ad una presenza, ad un mantenimento di questa specie, di questo canguro. Vediamo qualche dato, però molto veloce, vedete il trend di evoluzione di questa popolazione, si è partiti con gli anni 90 in cui i numeri erano veramente molto bassi, si parlava di centinaia di esemplari, si è arrivati ad una popolazione di capriolo che attualmente si assesta attorno ai 1000 esemplari. Sto parlando di Lessini, ovviamente non sto parlando solo di Bosco Pinerova, che chiaramente è tutto la reale che chi vuole considerare, la reale potenzialmente di diffusione di questo aspetto. Per quanto riguarda il famoscio, la presenza del famoscio è dovuta a migrazioni, spostamenti, quindi dispersione da parte di esemplari provenienti dal vicino Trentino e dalla vicina provincia di Vicenza, che in questi anni si sono succeduti e che hanno fatto sì che la popolazione anche di famoscio, oltre a quella di capriolo, in questi anni raggiungesse consistenze effettivamente piuttosto significative, considerando le caratteristiche della Messina che non sono propriamente, almeno le parti medie e basse, non sono propriamente adatte a questa specie. Quindi anche il famoscio, come vedete, ha avuto un incremento. Per quanto riguarda la presenza del cervo, anche la presenza del cervo in questi anni è aumentata significativamente, se vogliamo, non solamente dovuta a questa fuga accidentale di alcuni esemplari del 2012 da Valle del Ragone, ma proprio da uno spostamento di esemplari provenienti dalle regioni vicine. Una popolazione che è andata via via consolidandosi e che quindi ha arricchito, se vogliamo, dal punto di vista faunistico questa zona. Anche il daino, una preda che rientra fra le prede anche del daino, forse meno rispetto al cinghiale, forse meno rispetto al capriolo in quanto di minori dimensioni, ma anche il daino rientra fra le specie potenzialmente predabili del lupo, anche perché effettivamente condivide, almeno dell'Italia centrale e meridionale, condivide gli stessi ambienti del lupo. Anche il daino in questi anni c'è un errore sua, azienda faunistica tenuta certa, quindi togliete quella frase lì. Comunque anche il daino in questi anni, grazie purtroppo a seguito di fughe da un allevamento situato nella parte bassa della Messina, ha avuto modo di espandersi soprattutto nella fascia media e bassa della Messina, andando quindi a arricchire ulteriormente la fauna della Messina. E anche questa specie attualmente è oggetto di un problema, soprattutto il cinghiale, direi che proprio qui che va focalizzato, e poi chiudo anche abbastanza velocemente, soprattutto il cinghiale è la specie che in questi anni ha avuto maggiore incidenza sulla popolazione faunistica di ungulati della Messina. Il cinghiale in questi anni, in questi ultimi anni, è andato a distribuirsi anche in zone alte come queste, anche superiori, e quindi è andato ad occupare i territori che prima erano occupati da altre specie e che in qualche modo, e che lo sono ancora, e che in qualche modo è andato quindi a costituire degli elementi in più a favore dell'espansione della presenza sul territorio del lupo, tenendo conto che le prede artificiali, quindi di allevamento, praticamente non sono presenti per tutto l'anno, ma sono presenti solamente nel periodo in cui sono allevate. Per cui il cinghiale, che tutta la letteratura viene considerata la specie maggiormente predata dal lupo, soprattutto le fasi giovanili, costituisce quindi un elemento in più per mantenere questa specie sul territorio, anche in condizioni logicamente ambientali in cui non sono climatiche, non troviamo altre specie così.
e il cinghiale, come pure avete avuto modo di vedere, è presente dagli anni 90, ma solamente in questi ultimissimi anni ha avuto questa esplosione, questo boom, a tal punto che è diventato oggetto di sia di controllo che di caccia, quindi di prelievo venatorio, e i numeri anche di abbattimento di questi esemplari sono piuttosto significativi, e in Sicilia corrispondono a 5 volte superiori a quelli, anche di più, a quelli del caprioli, di tutti gli altri ungulati, a dimostrare di quanto la consistenza di questa specie è diventata significativa e rilevante. Quindi in questo contesto ambientale, che poi è molto simile, se vogliamo, ad un contesto ambientale già rinvenibile in altre regioni dell'Italia centrale, soprattutto dell'Italia centrale, in questo contesto ambientale è arrivato il lupo, e logicamente il lupo ha trovato quindi anche nei fondi, anche dalla fauna selvatica, ha trovato quindi i presupposti, i fondamenti per potersi insediare. Grazie. Gianni Campostrini, c'è? Sì, sta arrivando. E poi Giovanni Grossmerker, giusto? Buonasera a tutti. Io non vorrei aspettare così nella parte di tutti, intanto qua ovviamente stato sbasserato abbastanza sto problema. Non vorrei mettere l'accento sugli aziende, sul territorio della Messina, perché noi abbiamo fatto un parco che di proprietà privata. Qui si confronta il parco della Messina con gli altri parchi, che il 90% del territorio è il territorio demaniale, del territorio dello Stato. Quindi è logico che gli allevatori, in questo caso, vengono penalizzati, perché si fa il discorso di piano zerare. Questi allevatori della Messina sono all'occorso, non riescono più, sono 5 anni che questi lavorano senza guadagnare il quadrino. I più bravi faranno pace, faranno 60-60, gli altri perdono soldi, perché il latte a 40 che era l'anno scorso, oggi si parla di 35, gli anni prima 32, 33, il costo del latte in queste aree costa un minimo 37-38 lire. In più, la regione Veneto, per la storia della caccia, ha emanato una legge che non si può cacciare i prati prima del 15 di giugno. Questo dato non è il fatto che si debba ricaricare di 20 giorni, ma quel foraggio, per il 30% del suo rendimento, viene dato a mangiare al bestiame, e il bestiame, quel latte che esce da quel prodotto, non ha più qualità. Quando va bene il 3% di grasso, quando va bene il 2,8% di proteine, quindi sono costretti a prendere 7, 8, 10 lire in meno di quello che è il prezzo regionale, perché il latte l'ha pagato al titolo. Allora diciamo, cosa vogliamo fare? Gli vogliamo dare una mano? In più gli abbiamo portato prima la morte nel parco, mettendo in modo che gli allevatori devono andare a aggiustare il corso, perché ovviamente la moda cerca di salvarsi, fare le tane, eccetera. E poi adesso non abbiamo importato, qui si dice, ma andiamo in più. Possiamo continuare così, ma stiamo attenti, perché quando non c'è altro, quando uno non dà più soldi, è disperato, che non si sa dove va a finire. Se potremmo trovarci a fare un'altra Sardegna qui, un'altra Locri, o forse addirittura anche a fare la macchia mediterranea con tutta quanta la scimmia in polvere, credo che vada veramente pensata questa cosa che si deve fare. Non è possibile, sì? Mi piace dirlo, io ho 70 anni che sono nelle maglie, credo di conoscere abbastanza bene questo settore, però
dicevo prima a qualche amico che 15 giorni fa ero in una manica, c'era del bestiame, è arrivato un allevatore con due cani. Quel bestiame, quando ha visto il cane distante 20 metri, si è partito alla gran volata contro i cani e contro quel signore, ha dovuto saltare i figli e andare da pietra perché altrimenti non si vedono più lui. Quindi non si può creare questa situazione alla gente che deve lavorare la mattina alla sera 365 giorni all'anno, che non ha, in questo momento non prende soldi, quindi è disperato. Stiamo molto attenti a quello che vogliamo fare. Io mi rendo conto, sarà difficile, ma il lupo assieme ai paschi della Sinia non può assolutamente più. Grazie. Luciano Corazza e poi Campedelli, secondo aspetto. Il signore ha parlato prima del piano di sviluppo. Piano di sviluppo. Allora, sa cosa vuol dire il piano di sviluppo? Noi eravamo convinti che il piano di sviluppo ci dasse una mano per fare le strutture. La verità è che quel 40% di contributo si riduce la lavoratura al 7-8-10% al massimo. Quindi facciamo all'opinione pubblica che gli diamo un sacco di soldi, la verità è che nelle tasche degli allevatori i soldi non ne vanno. E chiediamo di dare. E abbiamo le Trentino. E non mi piace dire che è la provincia di Trento. Certo. Là, cosa fanno? Quando si presenta il progetto mandano i suoi tecnici, guardano come è la struttura, e se la struttura viene autorizzata a essere costruita, dopo quando si manda lo stato finale vengono a rifare il coso e danno i soldi senza. Qui invece ci troviamo di fronte a una situazione insostenibile. Grazie, buon costruire. Grazie. Abbiamo fatto la chiusura, prima volevo però per alcune precisazioni, per spiegare alcune cose, di nuovo la parola al professor Francesco Petretti. Per me è stata una serata interessantissima questa, e quindi inciso tra parentesi, quando vi sarà possibile fatemi fare un giro in Lessinia che lo possa raccontare anche al resto degli italiani, va bene? Volentieri, una promessa che vi faccio è raccontarla proprio dal punto di vista di chi l'ha fatta e di chi la mantiene. E altra cosa che volevo dire, due precisazioni di carattere tecnico, visto che abbiamo parlato anche di argomenti di aumento dei lupi e il rapporto con la fauna selvatica. Uno, un gruppo di lupi ha una dimensione media di 4,5 esemplari, adesso sono saliti, ma vedrete che andrà a ridursi, perché queste masse erano costrette ad andare via. E va bene. Seconda cosa, il territorio medio è di 100 km quadrati, quindi capite benissimo che più di tanti non ce ne possono stare. Anche se avessero il supermercato a disposizione, hanno dei meccanismi che si chiamano territorialità che impedirebbero comunque a questi animali di stare in due gruppi nello stesso territorio. Quindi pensare a un aumento a dismisura, come qualcuno ha detto prima, non è pensabile. Seconda cosa, terza cosa, chi ha parlato di censimento del capriolo e del cervo, notando anche una grossa diminuzione in questi ultimi censimenti ha fatto, questa è un'osservazione, un dato che io considero interessante. Guardate, non sto dicendo né buono né cattivo, ma interessante, perché se diminuisce la popolazione dei selvatici vuol dire che il lupo sta caricando la sua predazione su questi animali e automaticamente porterà sempre di più a ridurre il carico sul bestiame domestico. Vediamo cosa succederà fra qualche tempo, però sapete, non sono previsioni queste fatte in base all'esperienza. Quarta cosa, la gestione di questo ecosistema, io ho apprezzato moltissimo le parole del signore che è qui di fronte a me adesso, può alzarsi un attimo così capiscono che mi sto rivolgendo a lei, è Campostrini. Mi è piaciuto moltissimo l'intervento perché è riuscito a dare un quadro generale di questa montagna, mi ha fatto capire anche tante cose, mi ha parlato di un problema non facile, un fatto di precoce che in qualche modo condiziona anche la qualità del foraggio, quindi della produzione lattiga, mi ha parlato dei vincoli che ci sono anche per quanto riguarda le sistemazioni
ambientali e tutto il resto. Mi ha parlato di problemi di mercato, perché non c'è niente da fare, perché poi alla, in fondo a questa filiera c'è sempre un mercato del latte e dei prodotti di vino. Beh, io direi che il problema quindi è abbastanza largo, complesso, quindi forse magari oggi abbiamo veramente gettato un po' un sasso in uno stagno che è grande, non è solo il discorso del lupo, credo che veramente ci siano tante tematiche da affrontare. Comunque, da parte mia vi ringrazio perché mi avete prestato attenzione, ho capito che è una situazione di notevole complessità. Io me ne ero reso conto, stando lontano da voi, perché come sapete io vengo da un'altra parte dell'Italia, vengo da Roma, quindi non conoscevo questa realtà almeno con questo dettaglio, di questo mi sono grato, grato e sicuramente tornerò. Allora, buonasera. Grazie a Cina, premesso che dobbiamo autofinanziarci perché non c'è nessun sponsor. Se qualcuno, soprattutto degli amici, dei sindaci, dei colleghi amministratori, alza la mano, dopo lo comunico al ristorante qua di fianco al ristorante. C'è qualcuno che vuole fermarsi? Grazie, gli amici che siete. Qualcuno?